primo gioco della conferenza Electronic Arts è stato Plants vs. Zombies Garden Warfare di PopCap. Questo nuovo episodio giungerà dapprima su Xbox One e soltanto in un secondo tempo su Xbox 360. Le meccaniche di gioco saranno incentrate sulla componente multiplayer fino ad un massimo di 4 giocatori. Per quanto riguarda Need for Speed Rivals, si è parlato della funzionalità All Drive che permetterà di gareggiare da solo all'interno di un intero mondo di gioco oppure di competere in compagnia di amici e avversari online. FIFA 14 è stato presentato con un nuovo filmato che raccoglieva immagini dei calciatori e del pubblico negli stadi ed è stato confermato l'impiego del nuovo Ignite Engine annunciato durante l'evento Xbox Reveal dello scorso 21 maggio. BioWare ha fatto un veloce passaggio con Dragon Age Inquisition che arriverà nella parte finale del 2014. Si nota come il titolo del gioco abbia perso il numero 3. È un buono o un cattivo presagio? DICE ha annunciato due nuovi giochi, ovvero Star Wars Battlefront e l'attesissimo Mirror's Edge 2. È stato poi mostrato un ulteriore video in-game di Battlefield 4 dedicato alla cosiddetta Commander Mod. Grazie al Battlelog è infatti possibile assumere il comando delle operazioni da qualsiasi luogo ed entrare nella partita per mezzo di differenti dispositivi. È stata poi mostrata la mappa Siege of Shanghai con 64 giocatori contemporaneamente impegnati. Battlefield 4 porterà a nuovo livello la grafica con l'ultima versione di Frostbite. Si nota una maggiore presenza della distruzione e livelli che si snodano anche in verticalità, oltre che in orizzontalità.